strumento principale di questo passaggio del processo è la termosigillatrice. È consigliabile, prima dell'utilizzo quotidiano della termosigillatrice stessa, di eseguire un check di controllo attraverso dei test. Le attuali termosigillatrici, le più moderne, che possiedono il controllo del processo di sigillatura al loro interno, permettono di convalidare il mantenimento della sterilità del contenuto della busta. La domanda più difficile che viene posta a questo punto è: quanto tempo rimane sterile il materiale imbustato? Non ci sono normative precise sull'argomento. L'unica norma, la 11607, al punto 1, ci dice che il mantenimento della sterilità di una confezione sterile è da riferirsi più agli eventi che la confezione subisce che non a un tempo prestabilito. Quindi in realtà non ci dà delle indicazioni precise. Quali eventi sono riferiti da questa norma? L'esposizione all'umidità, per esempio, i microrganismi dell'ambiente, quelli sulle mani dell'operatore quando maneggia la busta. E questi avvenimenti possono accadere durante il trasporto, durante lo stoccaggio o anche una volta aperta la confezione. Tuttavia, se tutto il processo viene condotto in modo corretto, le buste garantiranno comunque la sterilità almeno per il periodo di tempo indicato dal produttore. Normalmente parliamo di 6 mesi. Per il mantenimento della sterilità delle buste è fondamentale uno stoccaggio molto accurato. Intanto l'area di stoccaggio, la zona deve essere pulita, asciutta e possibilmente a temperatura ed umidità controllate. La modalità di stoccaggio è altrettanto importante, il materiale va messo in armadi chiusi, puliti, lontano da fonti di luce e di calore. Il materiale deve essere manipolato il meno possibile e periodicamente deve essere ricontrollato in modo da verificare le date di scadenza. Bisogna fare attenzione perché le buste bagnate, sporche, usurate vanno comunque riaperte e il materiale va reimbustato e risterilizzato. E ricordarsi assolutamente che per maneggiare le buste sterili è fondamentale avere mani accuratamente pulite oppure dei guanti che siano stati disinfettati. Sulla busta deve essere apposta la data di confezionamento.